Sulla situazione della formazione professionale interviene in modo duro il segretario regionale della CISL Maurizio Bernava. Sentiamo. Maurizio Bernava, oggi un tweet per chiedere attenzione dopo il caso Humanitas sui rapporti tra affari e sanità. Sì, oggi mentre c'era questa discussione, l'intervento del ministro D'Alia come partito, che io condivido, credo che un governo, quello di Crocetta, che a parole della legalità e trasparenza ne fa punto di forza, siccome la sanità è sempre stata in Sicilia, e non solo in Sicilia, l'elemento di scambio poco trasparente, a volte un malaffare, mafia, comunque su cui si reggono gli affari tra politica, quindi spesso equilibri fra maggioranze. C'è molta gente che mi ha partito in funzione degli affari, non... e quindi è bene che si accenda il riflettore, che da quando è stato eletto Crocetta sulla sanità non si parla più. Per quanto riguarda il versante formazione, invece, abbiamo un nuovo scontro tra Patrizia Monterosso e gli enti di formazione. Cosa sta succedendo e qual è la vostra opinione in merito a questo scontro? Guardi, sulla formazione c'è un guaio, perché si è fatto tanto parlare. Si è scoperta l'acqua calda, c'è cioè che lì c'è un groviglio di affari politiche, politici, senza controllo della regione, ma non c'è anche lì, c'è anche nei politici sociali, ci sono tanti pezzi della regione dove la regione non controlla, non rende conto e non dà criteri di accreditamento. Nella sanità si parla di cambiamento, però ancora il problema sociale resta e io sono molto preoccupato, cioè non c'è un accompagnamento con scelte definitive sul piano occupazionale e dove si porta il settore. Queste cose che emergono invece di questa vicenda che a voi interessa come cronaca della Monterosso sono gli effetti di un sistema che è drogato. E quando si è drogati si fanno cose anche di follia. E mi sembra una follia, onestamente, che un cittadino della regione siciliana, della Repubblica Italiana, rinviato a giudizio dalla Corte dei Conti per danno erariale, per difendersi, mi sembra strano, scarica sul sistema, sui pochi enti che restano e quindi sul lavoro. Li porta al fallimento. Peraltro mi sembra un poco legittimo che si possa trattenere soldi del Fondo Cerro Europeo a somme che invece erano di un altro capitolo di spesa. Quindi mi sembra ci sia molta approssimazione. Mi sembra troppa una commedia tragicomica siciliana. Però ci vuole anche un po' di equilibrio e di responsabilità. A me interessa la questione di merito. Abbiamo seri dubbi che si possa fare sul piano giuridico rispetto a noi, ma siamo preoccupati. Faccio un esempio per capirci. Il CEFOP, che è stato un ente che è stato molto foraggiato con tante altre di queste integrazioni, adesso ha fatto una ristrutturazione, licenziamenti e in amministrazione straordinaria. Il Ministero dell'Economia deve mettere la società sul mercato per venderla. Chi se la prende se il CEFOP all'improvviso ha un costo in più di 5 miliardi di euro? Nessuno. Quindi per fare una cortesia a una persona che ha una responsabilità di grande livello amministrativo, noi mettiamo in guaio lavoratore, un sistema. Questa è una cosa moralmente indecente. La CISL è preoccupata per quanto riguarda la questione dei precari nella lotta tra governo nazionale e governo regionale? Ma siamo sempre stati preoccupati del precariato, che è una di quelle emergenze che si trascinano con grandi responsabilità, grandi impostori della politica in questi anni hanno allungato il problema. Siamo preoccupati sul serio, però siamo preoccupati anche di tanta demagogia che vediamo in giro. Noi abbiamo fatto iniziative in questi mesi, siamo gli unici a parlare apertamente. Il problema del precariato oggi non è solamente la legge, l'abbiamo detto, il problema del precariato è la condizione di dissesto che i comuni hanno. Se i comuni continuano così, specialmente i comuni, è diversa la sanità, è diversa la regione, i comuni rischiano di andare in dissesto e il lavoro lo perdono, non solo i precari non ce l'hanno mai, anche chi ci lavora. Quindi il problema di portare i comuni in una condizione di equilibrio economico. Chi continua a dire vogliamo la legge che salva tutti è un impostore. Al di là che è politico, che è sindacalista, è un impostore. Bisogna fare un'azione, l'abbiamo detto, unità di crisi, e Crocetta l'ha accettata, per mettere in campo un piano regionale, intanto di razionalizzare di qua al 2016 i costi degli enti locali, ridurre le spese, i risparmi e finanziare con soldi propri le stabilizzazioni. Sulla nuova giunta al comune di Agrigento interviene il segretario dell'UDC di Agrigento, Pietro Vitellaro. Purtroppo
Scrive Vitellaro: con rammarico veniamo a conoscenza di trasformazioni della squadra di governo cittadino tramite la stampa. Nonostante l'UDC sia stata determinante ed essenziale durante la competizione elettorale per la vittoria finale del sindaco Zambuto, nonostante la città abbia votato un preciso programma ed una definita coalizione, il sindaco, continua Vitellaro, ha preferito non curarsi della volontà popolare e pian piano, immotivatamente, con ciniche indifferenze e tradendo le attese, ha fatto fuori un preciso patto elettorale. La siffatta nomina di giunta, conclude Vitellaro, chiude la fase dei buoni propositi e delle esperienze di cambiamento che tanto avevano caratterizzato l'entusiasmo della scorsa campagna elettorale. L'europarlamentare agrigentino Salvatore Iacolino interviene nel merito del caso Cancellieri, la legge di stabilità del governo nazionale, le opportunità che la Sicilia può trarre dall'Expo 2015. Vediamo. Il sistema politico italiano è connotato distintamente dalla querela legata al ministro Cancellieri, ma allo stesso tempo la legge di stabilità soffre di critiche molto spesso giuste e convincenti. Bisogna ridare risorse alle piccole e medie imprese, confidando che il sistema del credito possa essere accessibile attraverso modalità più semplificate. Nello stesso tempo in Europa si lavora intensamente per fare in modo che il sistema turistico italiano integrato possa essere offerto al mondo intero. L'occasione propizia è Expo 2015, che si terrà a Milano dal 1 maggio al 31 ottobre di quello stesso anno, 2015. La Sicilia può fare la parte veramente importante di questa iniziativa, perché al centro c'è il sistema della sicurezza alimentare, c'è come focus il prodotto tipico del Mediterraneo, c'è la buona agricoltura per stili di vita appropriati. Per far tutto questo la Sicilia deve essere protagonista insieme al governo italiano, dialogando in maniera più strutturata con Commissione e Parlamento, per fare in modo che questa offerta di prodotti tipici e importanti, dove alla sicurezza delle sostanze offerte vi è una buona qualità dei prodotti somministrati, possa mettere al centro, appunto, delle proprie attenzioni la tipicità dei nostri prodotti e la splendida connotazione che distingue la Sicilia da tutte le altre regioni, al centro del Mediterraneo come piattaforma strategica dell'Europa nel Mediterraneo. È questo che dobbiamo fare tutti quanti insieme per un turismo sostenibile e intelligente che porti risorse e ricchezza al nostro territorio. La parlamentare nazionale del Partito Democratico, Maria Iacono, ha aderito al Comitato 3 ottobre Accoglienza, nato all'indomani della tragedia consumatasi al largo delle coste di Lampedusa, che si pone come obiettivo l'istituzione della giornata della memoria e dell'accoglienza. Lo scopo del Comitato, ha dichiarato Maria Iacono, è quello di ricordare tutti i migranti morti nel tentativo di fuggire da persecuzioni, dittature, guerre e miserie, nonché tutti gli uomini che per salvarli mettono a rischio la propria vita. Intendo con il mio impegno condividere insieme al Comitato una battaglia di civiltà e pace per impedire che altre tragedie si abbattano sulle coste di Lampedusa. In questo senso sottoporremo all'intero Parlamento una proposta di legge avente come obiettivo l'istituzione della giornata della memoria e dell'accoglienza, al fine di ricordare lo sterminio silenzioso e spesso invisibile che si consuma nel canale di Sicilia e sulle rotte di terra percorse da popoli in fuga, da persecuzioni, deportazione, prigionia, guerre e miseria. Lavori al viadotto Cara Bollace sulla strada statale 115, bando pubblicato secondo quanto previsto dall'ANAS. Sarà fruibile all'utenza dal dicembre del 2014. Sentiamo. È fissato al 2 dicembre prossimo il termine ultimo per presentare domanda al bando di gara pubblicato dall'ANAS, finalizzato ai lavori di riqualificazione del viadotto Cara Bollace al chilometro 124 della strada statale 115 sud-occidentale Sicula. Il bando, che prevede un investimento di quasi 1.300.000 euro, rientra tra gli interventi urgenti previsti dal decreto del fare per il rilancio dell'economia e dal piano di manutenzione straordinaria definito nella convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I lavori prevedono la sostituzione delle barriere, il rifacimento dei cordoli e dei giunti di dilatazione. L'ANAS stipulerà il contratto con la società entro 90 giorni, con apertura delle offerte fissate al 4 dicembre. Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 240 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva. Il nuovo viadotto Carabollace, secondo quanto previsto dall'ANAS, sarà fruibile all'utenza dal dicembre del 2014. Il bando è stato pubblicato il 21 ottobre scorso ed è anche visibile e scaricabile dal sito su www.stradeanas.it. La regione siciliana accoglie la richiesta del sindaco Fabrizio Di Paola di convocare un'urgente riunione per discutere sulla questione del servizio di trasporto Sciacca-Palermo. L'assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti ha comunicato oggi al sindaco Di Paola di avere convocato una riunione il prossimo 14 novembre a Palermo. All'incontro sono stati invitati il sindaco, la ditta Gallo ed un rappresentante dei pendolari. Il sindaco Fabrizio Di Paola, come si ricorderà, è intervenuto sulla questione del servizio di trasporto Sciacca-Palermo, inviando lo scorso 31 ottobre una lettera alla ditta Gallo e all'assessorato regionale trasporti. Nella nota il sindaco Di Paola ha riferito di continue segnalazioni di disservizi a causa di pesanti disagi e numerosi pendolari che usufruiscono della linea di collegamento in autobus Sciacca-Palermo. Nella lettera il sindaco Fabrizio Di Paola ha chiesto ed ottenuto la convocazione di un incontro per verificare l'adeguatezza del servizio e dei suoi costi. Da un'idea del presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Antonino Gazziano, accolta con grande entusiasmo dal procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Ignazio Fonso e da Donato Notonica, rappresentante dell'associazione Acquarinto, nasce il torneo di calcio Solidarietà e Accoglienza per solidarizzare e sostenere la gente di Lampedusa dopo i naufragi del 3 e 11 ottobre scorsi. La manifestazione si svolgerà il 13 novembre prossimo alle ore 17 nei campi del centro sportivo Memorial Bella Via nel viale Cavaleri Magazzeni. Tre formazioni si contenderanno la simbolica vittoria finale: gli avvocati agrigentini, i magistrati in servizio ad Agrigento guidati dal procuratore Ignazio Fonso ed un team composto da richiedenti protezione internazionale designato dall'associazione Acquarinto. A dirigere le partite l'arbitro federale Agostino Milioto. Presente anche il vicepresidente della FIGC Sicilia Santino Lopresti. Presso i locali dell'ITC Foderati Agrigento, conferenza di servizio rivolta ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia per discutere dell'avvio dell'anno scolastico 2013-2014 e del dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica. L'intervista con il provveditore agli studi di Agrigento, Raffaele Zarbo, vediamo. Cosa emergerà dalla conferenza di servizio dei dirigenti scolastici? Noi abbiamo l'anno scolastico, l'abbiamo fatto già con i ragazzi, adesso lo facciamo con i dirigenti scolastici. Lo stiamo facendo un po' in ritardo rispetto allo scorso anno perché attendevamo che approdasse al Parlamento il decreto scuola, che come sapete è stato approvato già dalla Camera dei Deputati. Quindi tante le novità, da precariato all'edilizia scolastica, ai finanziamenti per la formazione dei docenti, tante questioni di cui poterci confrontare con i dirigenti scolastici. Discuteremo anche, perché no, su qualche indicazione del ministro Lorenzini rispetto alla tutela della salute e la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche la tutela della salute dei nostri ragazzi, ancora sulla razionalizzazione della rete scolastica. Insomma, ci confronteremo con i dirigenti scolastici perché vogliamo prepararci per un nuovo anno scolastico. La situazione la ritiene preoccupante?
No, io rispetto alla razionalizzazione, dice lei, ma la nostra è una terra di grande vocazione turistica, per esempio, quindi possiamo immaginare alcuni percorsi di nuovi indirizzi, e però tutto questo sarà deciso dalla Regione, non vorremmo trovarci un po' in ritardo, quindi anche se la Regione in questo momento è un po' ferma perché aspettano determinazione dalla Conferenza Stato-Regione, noi vorremmo prepararci, vorremmo partire con un tavolo, se ci riusciamo, nostro cittadino, per essere propositivi e pronti quando saremo chiamati al tavolo regionale. Di che stato di salute gode la scuola agrigentina? Ma la scuola agrigentina, quando parliamo della scuola agrigentina parliamo dei nostri figli, dei nostri ragazzi, dei nostri allievi, ma è una buona scuola. Il problema è questi ragazzi hanno un futuro, hanno la possibilità, una prospettiva di lavoro? Chissà se noi potessimo riuscire a dare loro strumenti con nuovi indirizzi, perché possa essere poi strumenti spendibili ai ragazzi per alcune professioni. È una scommessa. I consiglieri comunali del Movimento per le Autonomie di Agrigento, Alfonso Vassallo, Riccardo Mandracchia, Francesco Picone e Aurelio Trupia, hanno convocato una conferenza stampa domani, venerdì 8 novembre, presso l'ufficio di presidenza del Comune di Agrigento alle ore 10.30. La conferenza verterà sulle proposte del gruppo consiliare MPA al regolamento TARES di prossima trattazione al Consiglio Comunale. Si svolgerà lunedì 11 novembre alle ore 9.30 ad Agrigento nella sala convegno della caserma Angelone di Via Crispi la cerimonia di intestazione dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Agrigento, al generale del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza Francesco Doro. E adesso seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco.